una riflessione dal punto di vista psicologico dell'uomo De Sanctis. In che senso? Nel senso di comprendere appieno, tentare di comprendere appieno la struttura del carattere di De Sanctis. Ora, che cos'è il carattere? Noi generalmente utilizziamo questo termine e lo sovrapponiamo, lo scambiamo forse anche con il temperamento, ma è una cosa diversa. Nel carattere c'è qualcosa di più, c'è un elemento volitivo, c'è la volontà e c'è la passione. Ebbene, in De Sanctis c'erano questi due elementi, volontà e passione, perché la volontà esprime che cosa? Un disegno, un progetto. E sappiamo, abbiamo sentito fuori da queste letture, da questi brani, qual era in qualche modo il disegno, poi approfondiremo con gli interventi successivi, qual era il disegno, il progetto, l'idealità di De Sanctis. La passione che cos'è? L'attaccamento anche a paesi nativi. Voi pensate che nel viaggio elettorale lui teneva, De Sanctis teneva un collegio assicurato, no? Già era stato eletto a San Severo. E invece no, vuole conquistare l'elezione nel suo collegio, quello della Cetonia. Viene addirittura, si fa ricorso a un ballottaggio perché viene annullata la prima elezione, viene annullata verso la stessa intenzione e intercessione, diciamo così, presso la commissione elettorale, perché non voleva suscitare uno scandalo di brogli elettorale o cose di questo tipo, e quindi preferì andare una seconda volta alle elezioni, proprio per rivendicare questo ruolo di protagonista nella sua terra natia. Voglio dire, De Sanctis non è stato un meridionalista da tavolino, no? Per cui sta lontano dalla realtà e pontifica e disegna, eccetera, eccetera. È stato uno in prima fila, non a caso, a parte il contributo che ha dato, il duplice che ha dato. Prima all'Unità d'Italia, quando ha lasciato Zurigo, il Politecnico di Zurigo, poi anche lì, no? Per venire a combattere a Napoli. Dopodiché si è beccato 3 anni di prigione, nonostante l'assoluzione, ha continuato a scontare tutti i 3 anni di prigione per sempre loro. Quindi, grande attaccamento, grande passione, di cui la funzione educativa della politica, di cui abbiamo detto e di cui abbiamo letto con il nostro amico. Quindi questa considerazione di una funzione alta della politica, perché fatta l'Italia, poi bisognava acquistare la legittimazione delle forze politiche. Stamattina c'era un intervistatore che mi chiedeva: ma come mai De Sanctis dalla destra passa alla sinistra e poi che tipo di sinistra, eccetera? Bene, la visione di De Sanctis è quella di dare legittimazione alle forze politiche, ai partiti, perché i partiti sono strumento della democrazia. Certo, lui contestava i partiti di carattere personale, e qui introduciamo immediatamente il primo relatore, questa caratteristica di partito personale che De Sanctis denunciava, avversava, eccetera, eccetera, perché il partito e la politica deve avere una funzione nobile. E quali erano i 3 obiettivi fondamentali della politica? La moralità, attenzione, la moralità, il benessere e l'istruzione. Moralità, benessere, istruzione. Noi stamattina vogliamo approfondire l'aspetto politico e l'aspetto dell'istruzione, approfittando della presenza qui dell'onorevole Ambria, che è presidente di un centro universitario beni culturali, che compie 40 anni, ha compiuto 40 anni mi pare quest'anno, giusto? E dell'emerito rettore dell'Università di Salerno, Raimondo Pasquini. E, per dire che cosa? Per illustrare appieno il significato della politica e soprattutto per rivolgerci, perché saremmo poco De Sanctisiani se ci fermassimo semplicemente a rileggere le pagine senza capire l'attualità, che cosa oggi
continua a dirci De Sanctis. Vedete che De Sanctis comprende perché facevo riferimento al carattere, perché ogni generazione ha un compito. Il compito non è quello, ovviamente non è il compito in classe, ma non è quello di lavorare a un proprio profilo di crescita professionale, no, il compito che ci riguarda come collettività, come legame, come società. Ecco, qual è il compito di questa generazione a fronte degli scenari di geopolitica, no? Anche di guerre che cominciano, insomma, a impensierirci oltre il clima, eccetera. Qual è il compito oggi? Sarebbe molto interessante, ad esempio, fare una chiacchierata su questi temi proprio con i giovani dell'università, del liceo e quant'altro. Bene, io passerei subito adesso la parola ad Alfonso Angeli. Grazie innanzitutto alla scuola e a tutti voi di questo invito. Quindi un saluto innanzitutto alla preside, alla professoressa Rita Venza, al corpo docente, al personale non insegnante, ma innanzitutto in primo luogo a tutti quanti voi, allievi e allievi di questo liceo del quarto passo. Vi parla un ex allievo del De Sanctis, così è, devo confessare. Però diciamo in questo caso mi pare particolarmente appropriato, come dire, rimarcare questa provenienza. Un ex allievo sì, ma insomma abbastanza stagionato, come si capisce. E mi rivolgo a voi con grande apprezzamento, perché anche dalle prime battute, dalla compostezza con cui siete entrati in aula, dal modo di porgere dei vostri compagni che hanno, diciamo, illustrato, dando anche conto di un approfondimento preventivo, che è un altro segno di maturità, di responsabilità e anche di serietà vostra e di chi vi ha indirizzato in questo senso. C'è sempre un incontro tra la domanda e l'offerta, e quindi chi domanda saperi, come voi, deve trovare la stessa prontezza che chi quei saperi offre, li sappia offrire con il giusto carico, con la giusta attenzione, ma anche con un grado, come dire, di corresponsabilità. Allora interpreto così questo impegno dell'associazione socioculturale Nuove Proposte, con la sua presidente, che non vedo in questo momento, perché, alla quale va indirizzato sicuramente un saluto e un ringraziamento, alla professoressa Maria Antonietta Sabatino, come pure, anche se è impegnato per ragioni appunto di impegno professionale scolastico, al maestro Pompeo Berretto. Sono loro che hanno animato questo percorso e hanno scelto anche un'articolazione molto intelligente. Articolazione non soltanto sul piano territoriale, perché appunto queste attività sono itineranti e toccheranno varie realtà scolastiche del territorio, non soltanto Salernitana, ma anche le modalità di presentazione di questa attività di ricerca, modalità, se volete, diremmo oggi multimediali, ma comunque ci si serve di supporti, diciamo, vecchia maniera, questi tabelloni cartacei che scandiscono il percorso della mostra, e ci si serve anche di supporti audiovisivi, come abbiamo visto all'inizio, di commenti particolari, quindi mostre, convegni e supporti e corredi di natura documentaria e audiovisiva. Ed è, diciamo, un buon approccio, un approccio molto, come dicevo, molto serio e molto responsabile per celebrare questo 140° anniversario della morte di Francesco De Sanctis. Io non devo fare una lezione su De Sanctis, vorrei tentare, se ci riuscirò non lo so, ma quantomeno ci proverò, un approccio dal punto di vista, non dico storico, ma anche storico-politico, di una figura che sicuramente ha appassionato la ricerca di tanti, a partire, diciamo, dai suoi conterranei primi, ma la figura di Francesco De Sanctis parca bene non soltanto i confini dell'Irpinia, della provincia di Avellino, dell'entroterra con Morra De Sanctis, prima Morra Irpinia, poi Morra Irpinia, poi, come si è detto,
mi pare l'abbia detto proprio la professoressa Sabatino, dal 1837, la trasformazione del nome in Borra de Sangre, che ha legato indissolubilmente il nome di Francesco De Sanctis al territorio natale. E qui siamo di fronte a un caso di longevità politica, nel senso che Francesco De Sanctis fu per 25 anni e ininterrottamente deputato dall'ottava legislatura alla quindicesima, l'ottava legislatura che è la prima del Regno dell'Italia Unita, quindi 1861-1865. E dunque, dal 1861 sino al 1886, come certamente avete studiato e letto da qualche parte, fu deputato. Poi ministro della pubblica istruzione durante questo periodo, nel Regno d'Italia subito dopo l'unità, il governo Cavour, con la destra storica, ecco qui quel passaggio da una parte all'altra, io non lo vivrei così come una forma di trasformismo, ma lo vivrei piuttosto come una dimensione di servizio, interpretando diciamo, le esigenze della popolazione che resta sempre sovrana. E quindi l'appartenenza politica, qui sono certo di interpretare anche il pensiero, mi permetto di farlo, dato il nostro rapporto di antica amicizia, del professor Raimondo Pasquino, già rettore della nostra università, si dice bene rettore emerito, perché poi in questo caso particolare la figura di Raimondo Pasquino è quella del rettore, e basta, il rettore per antonomasia, e non lo dico soltanto perché abbiamo avuto il piacere, io ho avuto il piacere di collaborare con l'Università di Salerno, di costruire insieme con lui, quando era presidente della provincia, un rapporto di continuità, di azione proficua, concreta, a vantaggio della comunità accademica e innanzitutto della comunità studentesca. Abbiamo messo insieme iniziative, persino corsi di laurea, con il sostegno della provincia, per venire incontro alle esigenze del territorio e costruire un modello di formazione universitaria che avesse maggiore legame e più piena attinenza per l'appunto anche qui con la domanda, e quindi incrociare l'offerta formativa con la domanda del territorio. In questo Raimondo Pasquino è stato un maestro, devo dire insuperato, ma anche insuperabile, e quindi gli do atto pubblicamente di questa. Pensate che la facoltà di medicina, che non c'era a Salerno, è stata istituita in quel periodo, ed è strano che una città come Salerno, sede della più antica scuola di medicina quantomeno d'Europa, la scuola medica salernitana, non avesse la facoltà di medicina. E invece grazie ad un'alleanza che stipulava università, enti locali, territorio, oggi Salerno non soltanto ha una facoltà di medicina, ma ha una importante facoltà di medicina, molto ben frequentata e autorevolmente diretta da tanti docenti che operano appunto in questa realtà universitaria. Allora, ritornando alla figura di Francesco De Sanctis, il tema, tra l'altro aggiungo per incidence, che subito dopo l'unità fu anche per breve tempo governatore del Principato Ultra, quindi Principato Ultra significa provincia di Avellino per capirci bene. Nella sua veste di ministro dell'istruzione, De Sanctis si impegnò per una riforma scolastica. E questo noi allievi del De Sanctis lo sapevamo bene, perché continuamente, anche negli anni della contestazione studentesca, io ho preso la maturità nel 1970, noi abbiamo avuto a Salerno un 1968 un po' ritardato di quasi un anno, quindi l'anno scolastico 68-69 ci vide nelle piazze, nelle strade, in modo diciamo non molto rumoroso, ma con quel rumore che fa bene per risvegliare un po' le coscienze dei decisori politici. E questo Rocco Parrini lo sa bene, è presidente delle ACLI, Rocco Parrini, e comunque ha avuto questo suo percorso aclista, ma ha avuto anche un bel percorso nelle amministrazioni locali. E ci siamo trovati insieme mentre egli era sindaco di Ricigliano,
un piccolissimo comune del Salernitano, il mio presidente della provincia, a collaborare, a costruire anche qualche occasione di sviluppo per quel territorio che era un po' estremo nella configurazione geomorfologica della provincia di Salerno, così varia, così difficile, così articolata anch'essa. Ecco, allora dicevo, la riforma scolastica che apre per il modello che De Sanctis fu capace di costruire alle classi popolari, che presta attenzione alla vita materiale della scuola e di chi nella scuola lavora. Non a caso un primo grave problema affrontato fu quello dell'edilizia scolastica. Ecco, anche qui consentite che faccia una piccola incursione nel presente o nell'immediato passato prossimo. Proprio alla provincia abbiamo fatto un lavoro importante in tema di edilizia scolastica. Per esempio, proprio il liceo De Sanctis ha avuto una sua sede, mentre invece quando io frequentavo in quegli anni a cui ho accennato, eravamo allocati in un fabbricato per civili abitazioni e la nostra sezione che era là era al sesto piano. E per scendere e salire le scale, se si incrociavano due gruppi di studenti, uno che si doveva passare di sbirro, altrimenti non. Cioè, tutto quello che oggi sarebbe totalmente interdetto dalla normativa vigente di carattere, e giustamente sulla sicurezza. Ecco, finalmente invece poi il De Sanctis ebbe una sede propria, adeguata, e per la verità ancora oggi molto ben funzionante. Ora però questa attività, dicevo, indirizzata alla scuola, all'edilizia scolastica, ma non solo all'edilizia scolastica, alla capacità, diciamo, di costruire un modello di scuola che formasse effettivamente i giovani, cade anche in un momento in cui c'era una straordinaria necessità di istruzione e si doveva consentire in questo modo, questo è il disegno di De Sanctis, al mezzogiorno non di emanciparsi ma di superare questa condizione di arretratezza che molto spesso era un alibi per non fare. E in fondo questo malvezzo esiste ancora oggi, perché quel tema della questione meridionale, che è uno dei cavalli di battaglia di Francesco De Sanctis, è stato un po' abbandonato anche negli ultimi decenni, proprio sul presupposto che comunque l'Italia è a due velocità, no? Sentite parlare di questo linguaggio un po' gergale, ma un po', diciamo, trito e troppo trito e ritrito, e a due velocità perché il nord ha le industrie, perché l'economia è il motore della nazione è il nord, e quindi il sud sarebbe quello che va al traino o che quasi, dal punto di vista, come dire, parassitario, vive grazie al traino del nord. Questo è solo parzialmente vero ed è sempre più parzialmente vero, e quella parzialità invece va riallineandosi, perché ci sono tanti modelli di buon funzionamento del sud, sia del settore pubblico e degli enti locali istituzionali, che del settore privato dell'imprenditoria, con autentiche eccellenze che si sono affermate nel mondo, con quei cervelli che non fuggono ma vanno altrove per assumere saperi e molto spesso ritornano, ed è vero anche il contrario, che tante altre intelligenze invece vengono qui, e quindi questo percorso, questo andirivieni di intelligenze e di talenti concorre alla crescita del paese, di tutto il paese, non di un paese che corre davanti di un altro pezzo che ansima per raggiungere chi sta più avanti. Ecco, questa situazione si è finalmente superata, e dunque l'attualità, voglio dire, del pensiero di De Sanctis anche da questo punto di vista, perché ha tentato sempre di spingere anche dal punto di vista dell'elaborazione del suo pensiero per il superamento di questa sperequazione tra nord e sud del paese. E quindi quella espressione questione meridionale viene un po', per così dire, coniata. Furono portati per la prima volta, a proposito del mezzogiorno, all'attenzione della pubblica opinione nazionale e delle classi dirigenti dei primi anni
dei primi anni 70 dell'Ottocento dagli studi di Pasquale Villari e dalle inchieste di Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino. Ma a proposito di quel periodo, mi piace ricordare a metà degli anni 30 dell'Ottocento, quindi 1835-36, l'incontro del giovanissimo De Sanctis con Leopardi. Vi faccio semplicemente un flash, ma certamente lo avrete già trovato, lo avrete già studiato. E De Sanctis conobbe Leopardi a Napoli, in quel periodo che vi ho indicato, quando il poeta si recò in visita a Palazzo Bagnara, in largo del Mercatelli, quella che oggi è Piazza Dante, ospite di Basilio Cuochi che riconduceva la celebre scuola dei buisti. Nell'autobiografia intitolata La giovinezza, nella parte La giovinezza, il critico Irpino tracciò di quell'incontro un intenso e commosso ricordo. Sono poche righe, quindi faccio prima a leggerle piuttosto che commentarle. Tutti ci levammo in piedi mentre il marchese gli andava incontro. Il conte ci ringraziò, ci pregò a voler continuare i nostri studi. Tutti gli occhi erano sopra di lui. Quel colosso della nostra immaginazione ci sembrò a un primo sguardo una meschinità. Una meschinità. Non solo pareva un uomo come gli altri, in quella faccia emaciata e senza espressione, tutta la vita si era concentrata nella dolcezza del suo sorriso. Non vidi più quell'uomo che aveva lasciato un così profondo solco nell'anima mia. Ecco che questa attenzione alla figura del Leopardi, questo incontro così fugace ma così, diciamo così, nodale nella formazione di un giovane, lo aveva evidentemente molto esaltato, tanto appunto, come dice, da lasciare un profondo solco nell'anima mia. Ecco, vado verso la conclusione per dirvi semplicemente che in rapporto alla questione della arretratezza, alla questione della condizione meridionale, c'è anche una sua, come dire, attenzione che nel viaggio elettorale, che è stato già citato poc'anzi, rappresenta. Viaggio elettorale è un testo sicuramente nodale nel pensiero e nella lezione di Santa Fisiana, rappresenta un punto, come dire, di particolare svolta, perché ovviamente egli deve un po', come dire, adeguarsi alle necessità del territorio, deve anche saper coniugare, e questo è il punto che ci interessa nella modernità, ancora una volta la modernità del suo pensiero ritorna, deve saper coniugare l'attività con quella del servizio alle istituzioni e quella della interpretazione della volontà dei cittadini, di cui quell'uomo, quel deputato, quel ministro rappresenta un'espressione, è emanazione del corpo elettorale, e quindi deve interpretare quel mandato nel modo più serio, più giusto, più adeguato, più corretto, moralmente e eticamente informato, in modo tale che rispecchi il più possibile la volontà del popolo e cerchi di interpretare il suo bisogno. C'è una pagina di storia con questo suo lavoro che è veramente di sorprendente attualità, e di storia del Mezzogiorno a maggior ragione. Ecco perché anche il momento in cui nel discorso di Trani, che nel 1883, 29 gennaio, e gli dice che la politica è soprattutto dignità e non può essere concepita come un dovere e un sacrificio. E la militanza, disgiunta dalla politica, mi permetto di aggiungere a commento, dal servizio che la politica sa fare, deve fare, dall'esercizio dell'attività politica, è abominevole disgiungere queste due cose, va congiungere queste due cose, vanno disgiunte, nel senso che bisogna interpretare la militanza in modo assiduo, corretto, si è iscritti a un partito quale che sia, di destra, di sinistra,
si milita, però poi bisogna sapersi adeguatamente staccare dall'appartenenza per interpretare il sentimento comune. Si dice sempre, no, quando viene eletto un sindaco, l'indomani dice io sarò il sindaco di tutti, ed è giusto che sia così. Poi diciamo che non sempre accade, purtroppo. Ma bisogna essere il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, il primo ministro di tutto il paese, non di quella parte di paese cui si è vincolati dal mandato elettorale. Certo, c'è una parte di quel centro, di quel piccolo grande comune, provincia, regione, del paese tutto, che ha particolarmente concorso alla tua elezione, ma tu devi interpretare il bisogno di tutti e quindi ti devi sganciare da quella appartenenza politica. Poi il legame politico lo coltivi nelle sedi competenti, ma non nell'esercizio della funzione. Questa è l'azione adeguata, e dice De Sanctis, la vita è azione, ma solo la dignità è la chiave della vita e l'onestà la prima qualità dell'uomo politico. Concludo con una frase che mi sembra molto significativa e emblematica, è un tantino antecedente storicamente, è una frase di Carlo Pisacane quando parla della necessità di fare la rivoluzione, e così invita i 300 a seguirlo nella spedizione, nella tragica spedizione di Sarri, e dice che l'oggetto dell'attenzione di questa loro azione così diciamo apparentemente aggressiva, anche spericolata, votata al sacrificio estremo, quello della vita, al martirio, è comunque giustificata da una necessità, e quella di rendere libero il popolo. E chiudo così, perché è una frase che ben si potrebbe applicare anche ad una figura come quella di Francesco De Sanctis: il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà libero. Grazie.